vogliamo ringraziarvi perché tutti insieme stiamo crescendo. Iscriviti al canale, è gratuito. E se vuoi sostenerci, abbonati. La tua amicizia è preziosa per noi. Buonasera, bentrovati. Come sempre invece di benvenuti, perché con le disposizioni sul distanziamento ancora siamo in una conferenza senza pubblico. Come sempre ringrazio la Libreria Cavour per il preziosissimo lavoro a favore dell'antroposofia. Questa è la 24esima conferenza. 5 anni esatti di seminario. E sicuramente chi fa questo paziente lavoro di architettura per costruire la cattedrale apprezzerà anche gli intervalli, perché il materiale in discussione è veramente tanto. Ricordo sempre che l'antroposofia va assorbita, perché lo scopo principale non è solo quello di apprendere comunque comunicazioni importantissime, ma di tentare, soprattutto dai libri di Rudolf Steiner, di ricavare le forze che lui ha percepito direttamente nel mondo spirituale e ha poi con grande fatica tradotto in termini a noi comprensibili. Tutta l'antroposofia va avvicinata così. Bisogna darle il tempo di trasferirci i suoi doni, il che naturalmente richiede la ritmica umano-cosmica indispensabile. Ora, ricordo sempre infine che queste conferenze hanno lo scopo principale di divulgare l'insegnamento di Rudolf Steiner, costituire soprattutto un orientamento per chi si vuole avvicinare alla sua opera, che per la sua vastità ha un alto livello di disorientare il cercatore del tutto solitario. Poi chi cerca un rapporto più profondo, più verticale, più personale, mi può scrivere, trova la mia mail sul sito, e in 5 anni l'hanno fatto in molti. Dunque, ci dovremmo chiedere, ma perché l'uomo sente, e oggi lo sente anche di più, questo bisogno di conoscenza? Si parla di nostalgia, dei mondi spirituali, tutte sicuramente motivazioni valide. In realtà la motivazione di fondo è che tutto quello a cui l'uomo tiene nella vita non si spiega, considerando un'esistenza tra nascita e morte, senza un mondo spirituale prima della nascita e senza un mondo spirituale dopo la morte. Proprio non si può spiegare. Quindi l'impulso alla conoscenza è un impulso determinante, anche perché quello che si può conoscere qui bisogna studiarlo e conoscerlo qui. Non si può conoscere dall'altra parte. La vita nell'aldilà, l'abbiamo abbastanza dimostrato, è proprio la continuazione della vita nell'aldiquà. Ci sono sempre le correnti che privilegiano il sentimento e trovano che l'antroposofia sia troppo cerebrotica, usano anche linguaggi più pesanti. Però non ci dimentichiamo mai che i veri sentimenti non sono quelli che si presentano così epidermicamente, sono quelli conseguenti a un energico lavoro di pensiero. Leonardo, che citiamo spesso perché se lo merita, diceva: chi rifiuta la conoscenza non saprà mai veramente amare. La conoscenza è la madre dell'amore, che poi l'antroposofia traduce in la via del cuore passa per la testa. Quindi l'antroposofo si dovrebbe ritenere particolarmente fortunato, perché anche se questa conferenza tratterà del karma, in realtà trovarsi la possibilità di accostarsi all'antroposofia è una grazia, è proprio una grande grazia. Non solo per l'aiuto che ci può dare qui nella nostra vita terrena, che viene anche testimoniato continuamente da persone che riconoscono che anche in queste difficilissime circostanze in cui ci troviamo da mesi, l'antroposofia è stato un punto fermo prezioso.
Quindi questo è senz'altro un gran valore. Ma perché, come dice Rudolf Steiner, l'antroposofia qui è una conoscenza, nell'aldilà è una fiaccola, è un faro che illumina il nostro percorso ultramondano. E in questo percorso il problema della luce è un problema serio. L'oscurità, dall'altra parte, terrorizzava i greci. Dicevano, meglio un giorno da mendicante, eccetera, eccetera. L'abbiamo citata spesso questa frase e la citeremo ancora. Ora, qualcuno a questo punto potrà dire, va bene, la conoscenza, ma perché una conferenza sulla reincarnazione, dopo tutto, è un argomento di cui parliamo sin dall'inizio di questo ciclo? Perché è un buon metodo, prima di affrontare frontalmente un argomento capitale, seminare parecchi postulati, parecchi punti di appoggio significativi. Per cui poi, quando veramente si affronta in una linea diretta un argomento di questo spessore, non lo si cala nel nulla, si appoggia su un tessuto già ben sedimentato. E anche in questo il tempo ha giocato la sua parte. Ora, perché lo definiamo un argomento capitale? Perché lo dice Rudolf Steiner chiaramente, dice non c'è nessuna conoscenza più urgente per la salvezza di questa civiltà che quella della reincarnazione e del karma. Tutto il resto è secondario. Se questa certezza non si afferma nella nostra civiltà occidentale, chiaro che in Oriente il problema non si pone, tutto il resto sarà inutile. È una frase molto grave. Non l'abbiamo detta per 5 anni per prepararci in questo momento. I motivi sono molti, ma 3 essenzialmente. Il primo è che, negando la reincarnazione, non si può parlare di nessuna spiritualità. Perché? Perché l'idea di Dio, di spirito, è indissolubilmente legata all'idea di giustizia. Noi non potremmo mai accettare un Dio ingiusto, una determinazione cosmica che non prevedesse la giustizia. E ora guardo un giovane bello, forte, una bella pelle, radiosa, bei capelli corvini, sguardo vivo, lineamenti regolari, un profilo forte, pieno di personalità, alto, spalle larghe. E vicino è un poverino, smunto, un colorito olivastro, parla con difficoltà, i pensieri gli escono con gran fatica. A questo punto la concezione contemporanea parla di sfortuna o di caso, legandola alla ereditarietà, questo sicuramente. No. Se è un caso, allora Dio non esiste, la spiritualità non esiste. Non ci sono via di mezzo qui. O c'è una dimensione, un governo spirituale del mondo, o tutto è affidato al caso. E direi, anzi, non sono stati fatti nemmeno progressi sul versante del caso, perché il capolavoro del premio Nobel per la fisica, Jacques Monod, Il caso e la necessità, mi sembra che sia rimasto insuperato. Einstein diceva che chiamiamo caso tutto quello che non ci sappiamo ancora spiegare. Quindi, se io so che dietro questi due ragazzi così diversi c'è il karma dell'incarnazione precedente, quella prima, degli intervalli tra le incarnazioni, e se questo viene ben spiegato, e lo abbiamo fatto, abbiamo dedicato una conferenza interamente al karma e l'abbiamo richiamata nelle modificazioni della coscienza, nella descrizione del viaggio dell'aldilà, ecco perché parlo di calare un argomento fondamentale su un supporto già solido, e allora l'ingiustizia non c'è più. E se uno passa tutta una vita in un night club a gozzovigliare, che i mezzi glielo permettono, un altro passa una vita in un ospedale a curare malati con dedizione, non è possibile che il futuro sia identico. Non è possibile che poi in una vita successiva uno si ritrovi con delle facoltà molto positive e l'altro, come abbiamo detto prima, appare piuttosto disgraziato, è perfettamente conseguente.
La conferenza sul karma abbiamo proprio elencato tanti casi specifici. La persona che si rifiuta di approfondire tutto, superficiale tutta la vita, rinasce con grandi problemi dermatologici. Spiegare tutto questo si potrebbe, ma andiamo un po' in un campo probabilmente medico. Ora, questo è il primo motivo fondamentale. Poi ce n'è uno sociale, cioè la concezione della reincarnazione si rende indispensabile per la convivenza, per aumentare il senso di responsabilità. Parliamoci chiaro, chi commette illeciti, soprattutto civili e finanziari, ha la quasi sicurezza dell'impunità. Sa che prima o poi si arriverà al quarto o quinto ricorso, un compromesso, una sanatoria. Certo, se un disgraziato che attraversa un periodo di difficoltà non ha i soldi, va bene a salvarsi così finché arrivano i soldi. Però se la maggior parte delle persone che commettono un illecito, per fortuna una minoranza, perché la maggior parte delle persone è ancora molto onesta, spera di farla franca perché conosce i limiti delle possibilità di accertamento in molti campi. Ma se cominciasse a sapere che esiste nel cosmo la legge della risonanza, per cui se io oggi faccio un piccolo atto di amore verso qualcuno, una gentilezza, quell'atto si imprime direttamente nel cosmo, viaggia, attraversa tutto il periferia del nostro cosmo e magari già in questa vita mi torna come un atto di amore potente perché lungo il percorso si carica di tutte le forze affini. Date 100, riceverete 1000. Lo stesso è il contrario. Un atto di odio oggi, sicuramente nella prossima incarnazione o forse già in questa vita, si presenterà come una cattiveria tremenda. Il famoso detto che semina vento, raccoglie tempesta. Questo, inutile fare dei moralismi eccessivi, oggettivamente diventa un invito alla responsabilità, anche alla responsabilità sociale molto forte. Ma non solo questo, la reincarnazione convintamente accettata diventa un altro motivo di facilitazione sociale. Perché? Perché indiscutibilmente può diventare una grande consolazione, cioè che tranquillizzi e allontani proprio così dei comportamenti eccessivi. Qui se guardiamo le statistiche o l'esperienza personale, vediamo che le persone che arrivano a una certa età completamente soddisfatte della loro vita, senza rimpianti, senza nostalgia, sono veramente poche, quelli convinti di aver speso bene i 20 talenti. E spesso questo può produrre una disperazione autentica, ho conosciuto dei casi proprio di rammarico inguaribile. Ma se uno sa che ti sarà data un'altra opportunità, in cui tutto quello che non sei riuscito a fare qui lo potrai fare e ritentare anche con forze migliori, questa è una grandissima consolazione. È una speranza che se si fonda sulla conoscenza, cioè la conoscenza acquisita con molta pazienza, l'abbiamo detto, diventa un sostegno enorme per la vita. C'è un'altra e forse ancora più capitale conseguenza importantissima che deriva dalla convinzione che esiste la reincarnazione. Noi sappiamo che tutti i pensieri intellettuali, meramente intellettuali, non sopravvivono alla morte fisica, perché la loro conformazione dialettica è legata al cervello fisico, quando sparisce quello. Del pensiero però rimane il contenuto del sentimento e di volontà. Le nostre tre facoltà sono queste. Ora, convincersi fortemente di quello di cui stiamo parlando ci fa passare la soglia della morte, sicurissimi che nell'aldilà noi saremo a un certo punto indirizzati a costruirci un nuovo corpo, perché ce lo dovremo costruire. E questo ha un'importanza fondamentale, perché con le forze con cui abbandoniamo questo mondo morendo non potremmo fare nulla, assolutamente nulla. Sono pochissime. Abbiamo descritto il viaggio nell'aldilà, quel lungo peregrinare attraverso i pianeti, lo zodiaco, per procurarci le forze necessarie. Chi dovrà fare il medico sosta molto nel pianeta Mercurio, eccetera, eccetera. Ma è immaginabile che facciamo tutto questo percorso immenso da soli, con le nostre forze? No, è ridicolo. Ci debbono accompagnare le gerarchie.
E se noi non siamo, non li incontriamo con una coscienza presente del significato del viaggio nell'aldilà e del ritorno futuro sulla Terra, si trovano a collaborare con un allievo che o non ne vuole sapere niente oppure è limitato al punto che non può capire, cioè non possono collaborare. Si rincarna uno, anche il materialista più assoluto, però passa tutto l'aldilà in una sonnolenza con la quale le gerarchie non possono collaborare. Sostanzialmente gli danno il minimo della sopravvivenza, come si direbbe in un linguaggio troppo terreno, ma non possono intervenire veramente su di lui perché la partecipazione, la compartecipazione è indispensabile. E non si tratta di poco, perché con la terza gerarchia noi prepariamo il nostro karma per ciò che significa benessere e malessere. Pensate un po' che importanza, inclusa anche la salute. Ma senza arrivare alla salute, ci sono persone che sono sempre scontente. Se voi le avvicinate provano sempre un senso di malessere continuo e non riesci mai a tirarcele fuori più che per qualche rapidissimo incontro, quasi sempre a base di alcol. E questa è già la collaborazione della terza gerarchia, ci determina il futuro della prossima vita in un modo incredibile. La seconda si occupa di tutto ciò che è simpatia o antipatia. Adesso esaminate le vostre vite e guardate quante scelte facciamo perché una cosa ci è simpatica, perché una persona ci è antipatica, perché un lavoro ci piace, un altro ci respinge, un cibo ci attira. No, simpatia e antipatia determinano quasi tutta la nostra vita. Senza un rapporto buono con la seconda gerarchia, addirittura la prima determina gli eventi fisici. Dice, ma che vuol dire determina gli eventi fisici? Due persone karmicamente si debbono sposare, non so, all'età di 35 anni. Una nasce a Seattle, l'altra a Oakland. Quando arrivano alla pubertà tutti e due, la donna un po' prima, intorno ai 15 anni, la prima gerarchia comincia a indirizzarli uno verso l'altro perché dopo 20 anni si devono incontrare a Londra alle 5 del pomeriggio davanti all'Albert Hall e conoscersi. Questo a noi sembra incredibile, e invece funziona proprio così. E non ci dobbiamo dimenticare che la prima gerarchia, i serafini, godono della visione diretta della divinità, coordinano il sistema solare con gli altri sistemi solari intorno a noi. I cherubini posizionano sempre tutte le orbite correttamente. I troni sono quelli che hanno fornito la materia prima per tutto il nostro mondo. Quindi collaborare con le gerarchie è fondamentale. È impossibile se si muore con una mentalità completamente materialista. Qui ce n'è già abbastanza. E si potrebbero aggiungere i dettagli che però abbiamo già anticipato. Ora, da tutto questo si deduce che cosa? Che senza tutte le conoscenze di cui abbiamo parlato, non si può proporre a un uomo o una donna dell'epoca dell'anima cosciente, cioè abituata a rendersi conto di quello che deve accettare, la concezione della reincarnazione. Prima di tutto perché è essenziale, e questo Rudolf Steiner lo dice non solo per questo ma per tutto, la conoscenza della natura quadripartita dell'uomo, cioè io, astrale, come li vogliamo mettere, ma mettiamoli così, astrale, eterico, fisico. Oggi si conosce solo il fisico e l'io, l'insieme di tutte le varie correnti psicologiche, psichiatriche. In realtà quello che c'è di certo sul pensiero, sull'io, ce l'ha detto la neurofisiologia. Possiamo discutere molto sull'origine del linguaggio antropologicamente, ma quando il Brocacci dice che il linguaggio si serve di quella sfera cerebrale ben precisa, lì non c'è altro da dire, è una grandissima scoperta, meravigliosa. È chiaro che se io non ho la conoscenza di questi quattro corpi, che abbiamo approfondito molto, e vai a dire a uno, guarda, ora tu muori, ma fra 800.000 anni ti rincarni in un altro corpo. Quello pensa, io muoro, mi metto in una bella scatoletta di legno con o senza maniglie,
E fra 1000 anni come ci arrivo la nuova vita? Perché anche l'idea di anima che può avere una persona ancora piuttosto religiosa non ce la fa a superare un intervallo di 1000 anni in un vuoto per poi reincarnarsi fedelmente col destino creato in questa vita. Ma noi quel vuoto l'abbiamo riempito descrivendo l'aldilà dettagliatamente, sia dal punto di vista del cosmo che delle gerarchie planetarie che del cammino della coscienza. Ripeto quindi ancora una volta perché oggi possiamo affrontare l'argomento così direttamente. D'altra parte, voi sapete per esempio che dopo la morte, per 3 giorni, il corpo eterico ci dà una visione di tutta la vita, poi se ne tratteniamo una sintesi e si disperde nel cosmo. Successivamente, per un periodo pari a 1/3 della vita vissuta, il corpo astrale si purifica e lo stesso trattiene una sintesi e abbandona alle forze astrali il resto. Finalmente l'io, con il corpo astrale purificato, entra nel mondo celestiale, come si suol dire, nel Devachan, e poi lì dipende dalla capacità dell'individuo quanto andrà lontano, cioè se arriverà come la maggior parte solo alla sfera solare, oppure l'abbiamo descritto, va oltre nei pianeti esterni, addirittura al confine con lo zodiaco e addirittura in certi casi lo può superare. Poi comincia il viaggio di ritorno, e si procura tutte le forze dai vari... Ecco, vedete, abbiamo riempito questi 800.000 anni di conoscenze dettagliate. Senza tutto questo è difficilissimo imporre non si impone niente, una teoria così inconsueta per la civiltà occidentale. Ma non solo in questo campo, nell'educazione, nella pedagogia, noi sappiamo che l'abbiamo spiegato bene nell'apposita conferenza. Fino a 7 anni il bambino costruisce il corpo fisico, da 7 a 14 l'eterico, da 14 a 21 l'astrale. Ci fermiamo qui perché scuole pedagogiche staineriane non mi sembra che arrivino a livello universitario in Italia. Ma sono 3 approcci pedagogici completamente diversi. Fino a 7 anni il bambino imita, poi cerca una guida, un modello. È ancora diverso l'atteggiamento poi. Ognuno di questi 3 periodi richiede una tempistica, una ritmica, una scelta di argomenti diversi, un'alimentazione diversa. Noi abbiamo migliaia di insegnanti buonissimi, bravissimi, che per una paga modesta danno l'anima. Però, come diceva Rudolf Steiner, purtroppo la buona volontà non può sostituire la conoscenza. Le scuole in tutto il mondo sono piuttosto problematiche, licenziano individui molto, molto al di sotto di quello che potrebbero sviluppare se la pedagogia steineriana fosse accolta, ovviamente. La stessa cosa per la salute. L'antroposofia ci insegna che ci sono malattie del corpo fisico, malattie del corpo eterico, malattie del corpo astrale, malattie dell'io. Non si pensi che siano cose psichedeliche, perché per esempio il diabete, che è una malattia purtroppo diffusissima, è una malattia dell'io. Le malattie fisiche vanno curate con i farmaci minerali, quelle eteriche con i farmaci vegetali, quelle astrali con farmaci di origine animale, quelle dell'io con un misto di procedimenti ai minerali e psichici, e sono le più complicate. Ma se io non conosco nemmeno l'esistenza dell'astrale e dell'eterico, non l'ammetto proprio, come faccio a individuare i farmaci per ognuna di queste patologie? Aggiungendo poi che non sono conoscenze epidermiche, perché Rudolf Steiner ha dato molto, nei libri di medicina ha dato tantissimo. Io da quando è cominciata questa pandemia me li sono risfogliati tutti. Mi sembra proprio che i nostri contemporanei non ce la farebbero a sopportare tutto quello che ci ha donato, infatti i medici antroposofi sono dei piccoli eroi del XXI secolo. Perché dico questo? Perché le conoscenze vanno approfondite, la vita non è mai bianca o nera, la malattia c'è una prevalenza di corpo astrale, poi c'è una componente eterica, bisogna saperle individuare, dosare i farmaci, monitorare, perché a un certo punto magari gli equilibri cambiano. Cioè è un discorso molto completo.
Ignorando il corpo eterico, il corpo astrale, si perde una possibilità terapeutica immensa. Credo che anche in questa pandemia il corpo astrale, da quello che mi è sembrato di poter dedurre dagli studi precedenti, abbia un ruolo determinante. Qui adesso noi ce la vediamo così asintomatici e i tamponi, ma ho visto al telegiornale l'altra sera, Nuova Delhi è sotto una cappa di fumo nero, una puzza di carne morta tremenda, perché qualunque aiola ammucchiano un po' di legno e ci bruciano, come richiede la loro religione, il cadavere, che i crematori sono pieni fino al tetto, cioè una bolgia dantesca. Beh, Rudolf Steiner parla molto dell'influenza, dei contagi di influenza, sicuramente riferendosi anche all'influenza spagnola che hanno vissuto in pieno, e da quello che mi riesce di capire ha qualche affinità con la patologia in corso attualmente, ce l'ha, e che dice che tutto parte dalla circostanza che il corpo astrale, stiamo parlando del corpo astrale, non riesce a smaltire accuratamente, correttamente gli alimenti, perché questa è la funzione, una delle funzioni fondamentali del corpo astrale. Il corpo astrale separa quella parte del cibo che va semplicemente evacuata con l'altra che va trasformata e distribuita in tutto il corpo. Mi fermo qui perché ci sarà sicuramente una conferenza su questi argomenti, e poi naturalmente si aggiunge anche l'io. E lo rimando anche questo a quella conferenza. Quindi, se il corpo astrale non smista bene le sostanze ingerite, anche perché potrebbe essere indebolito e necessitare di cure il corpo astrale stesso, per cui tanto importante capire le malattie astrali, queste sostanze si depositano, generalmente sostanze carne, perché noi abbiamo un rapporto pessimo col mondo animale, e anche gli studi su questo virus, il collegamento forte con il mondo animale, sembra che l'abbiano accertato, non per colpa degli animali, per colpa nostra, come sempre. Queste sostanze non smaltite fermentano e creano l'humus necessario perché il virus si possa riprodurre, moltiplicare e espandere. Poi l'organismo cerca di espellere il tutto, per esempio attraverso la traspirazione. Per cui, cosa curiosissima, il dottore dice che nel contagio il senso più impegnato è l'odorato attraverso il naso. Poi aggiunge che il contagio si fa accostandosi un sano e un malato. Fa un esempio quasi divertente, se non fosse tragico. Dice: vedo un amico ai giardinetti che piange, mi avvicino, gli metto una mano sulla spalla e dico: ma che è successo? È l'ultimo genito stanotte, una malattia improvvisa, e l'abbiamo perso, una catastrofe, mi metto a piangere pure io, ecco, mi ha contagiato la sua disperazione, anche se i figli miei fortunatamente o non ce l'ho o stanno benissimo. Ora, il corpo astrale dunque ha un ruolo centrale, è una grave iattura che non venga preso in nessuna considerazione, come pure il corpo eterico. Si può persino immaginare che noi tanti problemi li potremmo affrontare a quel livello prima che arrivino al livello fisico, e poi lo vediamo il disastro generale sull'economia, nell'istruzione, in tutto quanto. Ma questo riguarda il futuro, naturalmente non possiamo che sperare che la scienza e la medicina finalmente prestino l'attenzione dovuta a queste rivelazioni immense, immense. Da tutto questo che cosa possiamo dedurre? Che siamo in una fase storica, perché non è stato sempre così. L'uomo antico sapeva perfettamente che quando parlava di una persona, quello era uno che veniva dal mondo spirituale e si era incarnato. Sapeva che i morti sono vivi più dei vivi. Proprio era una concezione che si è mantenuta diffusa fino al Medioevo, avanzato. Si credeva persino che se un vivo deve combinare qualcosa di veramente buono, lo deve ispirare un morto, se no non ci riesce. Poi naturalmente, l'abbiamo spiegato in molte conferenze, tutto questo si doveva perdere perché era necessaria un'esperienza del materialismo per mettere l'uomo di fronte a se stesso, senza più il supporto di tutte le gerarchie che percepiva prima con la chiaroveggenza naturale. E naturalmente la conoscenza ha cominciato a nascere soltanto dai sensi, dalle percezioni dei sensi, e quindi tutto ciò che è religione è finito nella tradizione, nelle scritture sacre, e la fonte di conoscenza vitale è sempre stata, sempre più viva, è stata la scienza.
Ora, questo ha avuto anche dei livelli, perché attualmente la scienza non è più nemmeno quasi la scienza del sensibile, è diventata una scienza del subsensibile. Di fronte a un'esplosione di colore giallo che può lasciarsi senza fiato, durante la quale, contemplandolo serenamente con lo strumento più perfetto che è l'uomo, potremmo ricavare delle conoscenze immense. No, la scienza va subito a cercare di misurare le lunghezze d'onde, la dinamica fotonica, è proprio soggiogata da questo mondo subsensibile. E tra l'altro quello è un terreno in cui Riemann sta proprio a casa sua. Mi sembra che Einstein, se non ricordo male, il Nobel lo prese proprio per gli studi fotonici, sulle dinamiche fotoniche. Spero di non sbagliare. Da tutto questo che cosa ricaviamo? Che sostanzialmente questa è una società occidentale che vive sulla negazione della reincarnazione. E mettendo un po' insieme tutto quello che abbiamo già detto, cominciano a spiegarsi molte cose. Ora, per quanto possa sembrare incredibile, in Oriente sappiamo che il problema non si è mai posto, ma anche in Occidente non era così. Che adesso non voglio rifarmi agli scritti di Origene, ma se prendo un Vangelo edizioni paoline, Matteo 17:10-13, i discepoli lo interrogarono: perché dunque gli scribi van dicendo che deve prima venire Elia? E il Cristo rispose, egli rispose: è vero, Elia da venire ristabilirà tutte le cose, ma vi assicuro che Elia è già venuto e non l'hanno voluto riconoscere, ma gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Allora i discepoli compresero che aveva parlato loro di Giovanni Battista, cioè qui c'è scritto inconfutabile che Giovanni Battista è la reincarnazione del profeta Elia. Non si può discutere, è così. E allora la domanda è: ma di fronte a un documento simile, com'è che della reincarnazione non è rimasto nulla in Occidente? Perché il Cristo stesso poco dopo raccomanda ai suoi strettissimi discepoli, apostoli, di non divulgare questa conoscenza fino al suo ritorno, cioè il suo ritorno del Cristo dopo la fine del Kali Yuga in veste eterica, speriamo un giorno di poterlo approfondire, diciamo il XXI secolo, quindi 2000 anni. Perché questa necessità? Perché precedentemente, per molti motivi, l'uomo era stato più attratto dalla vita nell'aldilà che da questa vita molto ristretta tra nascita e morte, che durava tra l'altro pure poco. Perché oggi noi, fortunatamente, grazie alla scienza e alla medicina, che non sono mai nostre nemiche, ma cerchiamo soltanto di migliorare, completare e indirizzare, arriviamo... Sento qui, sono morti personaggi dello spettacolo, 100-101 anni, fa bellissimo. L'uomo antico, quando arriva a 35 anni, ha una bella età, e quindi tendeva sempre, per le sue condizioni sociali, a dare un'importanza maggiore alla vita nell'aldilà. Lo schiavo egiziano cercava di far passare la sua incarnazione il prima possibile, per lui... Non era un periodo così esaltante, si aspettava molto di più dalle successive esperienze. Non ne parliamo di antichi indiani, paleoindiani, rishi, quelli proprio hanno inventato lo yoga per tornarsene nel mondo della spiritualità di Atlantide. Ecco, invece era assolutamente necessario che l'uomo desse la giusta importanza alla vita terrena, a quella che comincia e finisce in un giro di 60, 70, 80, voi spero 150 anni. Era determinante che si dovesse dare importanza a questa e all'altra. Il dottore dice chiaramente che uno dei compiti della quinta epoca post-atlantica, che è la nostra, è di prendere conoscenza del mondo fisico e delle sue leggi. Ora, questo divieto è stato osservato magnificamente. Devo dire che la Chiesa ha fatto il suo compito come meglio non si poteva, ma anche l'arte. Il più grosso sostegno alla negazione della reincarnazione è la Commedia di Dante, autore che Rudolf Steiner venerava. Dice che lui e Giotto si possono porre alla base della moderna civiltà europea. È perché Dante è proprio di reincarnazione zero, adotta lo stile classico aristotelico, si può dire, nascita, purgatorio, cioè, lo conoscete benissimo,
A livello filosofico si è addirittura rispolverato Aristotele, che diceva: quando nasce un corpo, nasce un'anima, e con la morte poi quell'anima contempla la vita passata per sempre, nell'eterno. Ed è curioso che un altro mondo che nega la reincarnazione, quello arabo, sia stato proprio lui a riportarci l'aristotelismo, con quella grande esplosione di cultura araba meravigliosa, Avicenna, eccetera. Perché in Europa era un po' appannata l'immagine di Aristotele, era più forte quella di Platone. E a livello poi teologico, siccome con qualche modo queste differenze tra individui andavano spiegate, Agostino ha configurato la teoria della predestinazione. Dunque, oggi questi 2000 anni sono passati, ma c'è un altro motivo per cui è il momento giusto per affrontare questa tematica con la lunga preparazione che abbiamo avuto, perché questa è una cosa molto, davvero direi, occulta, ma dall'età di Copernico fino alla metà dell'Ottocento, queste cifre non vanno mai prese rigidamente, questi lunghi periodi, tutte le gerarchie spirituali che in genere sono destinate ad aiutare l'uomo a conoscere i mondi spirituali sono state impegnate a costruire nel cervello, dietro la fronte, un organo nuovo, proprio specificamente destinato alla percezione dei mondi spirituali in un individuo in coscienza di veglia individualizzata, cioè con la coscienza con cui vi sto parlando io. E questo ha richiesto quattro secoli circa di lavoro indefesso di una montagna di gerarchie guidate dall'Arcangelo Gabriele, che è quello che si occupa sempre di questi problemi. Lo Sainz dice che l'antroposofia non si sarebbe potuta insegnare nemmeno 50 anni fa, perché non era pronto quest'organo. Ora l'organo è pronto, non si vede per ora la TAC, la risonanza magnetica, la PET, ma non sarà sempre così. Però è efficiente, funziona, attende di essere attivato dall'uomo. Quindi 2000 anni sono passati, l'organo è pronto, si può tornare ad affrontare con la coscienza di veglia in piena lucidità mentale questo immenso tema della reincarnazione, il quale naturalmente nella nostra civiltà non potrebbe essere diversamente, richiama subito quell'immensa figura che è il Buddha. Tranquillizzo subito la pletora di esperti di correnti buddiste che non invaderò il loro campo affatto. Mi limiterò a riportare la nozione comune nella cultura ordinaria del buddismo, quello più famoso della prima maniera, specificando però poi che già nel corso della sua vita il Buddha ha modificato molto le sue posizioni e dopo la sua morte moltissimo. Chi è il Buddha? Il Buddha è un grado. Usiamo i termini orientali perché il problema lì è stato studiato bene. Ci sono 12 bodhisattva che guidano l'evoluzione della civiltà. 12 entità altissime, ognuno specializzato in un compito, che prendono la loro conoscenza dal centro che la irradia, che è il Logos di cui parla Giovanni all'inizio del suo Vangelo. In principio era il Verbo, cioè la spiritualità del sole. Sono proprio 12 altissime entità ispirate continuamente dal sole, che di tanto in tanto si rincarnano, ognuno per ogni secolo per 5000 anni finché hanno finito la loro missione. Il Gautama Buddha è arrivato al passaggio da Bodhisattva a Buddha proprio nell'incarnazione storica, dopo la meditazione dei 7 giorni sotto l'albero del Bodhi, che sicuramente è avvenuta così, ma iniziaticamente significa proprio il passaggio da Bodhisattva a Buddha, che si verifica nella sfera del cervelletto, che è la parte del cervello destinata a supportare queste esperienze. Dopo il passaggio al Buddha, la differenza qual è? Che il Bodhisattva è un maestro che insegna, il Buddha diventa una forza cosmica operante, non insegna più, interferisce direttamente negli esseri, negli eventi, nelle cose, entra nella conduzione del cosmo.
e continua a collaborare con Logos che l'aveva ispirato originariamente. E noi vedremo nel caso del Buddha in un modo strepitoso, meraviglioso. Parlo del Gautama Buddha. Poi la sua esperienza è conosciuta. Nasce in una reggia ricchissima, lo tengono protetto da tutti i possibili spettacoli negativi del mondo, ma la sua natura di bodhisattva è così forte che a un certo punto esce e allora incontra la morte, il malato, il vecchio, dolore, 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 lo shock è molto forte e arriva a formulare la prima versione dell'insegnamento buddista, cioè un invito a interrompere il ciclo delle reincarnazioni, perché la fonte di ogni dolore, secondo questo primo approccio buddista, è la sete di reincarnazione, la sete di vita, la brama di esistenza dell'uomo, ci tengo a sottolineare, però priva di saggezza, perché nella seconda parte lui proprio si dedicherà a fornirla questa saggezza, il che secondo me cambia i termini del discorso in un modo tale che non sempre ho visto nei tanti studi buddisti bellissimi che circolano. Ora, a questo punto, il protagonista di tutto chi è? Beh, è il corpo fisico, perché se io predico l'interruzione del ciclo delle reincarnazioni, è di che? Del corpo fisico. Quindi è importante esaminare intanto un aspetto del karma sul quale mi sono arrivate anche tante domande. Il karma innanzitutto non è un soggetto che ci si precipita addosso dall'alto, siamo sempre noi che mettiamo in atto il karma secondo le leggi del karma che ci siamo conquistate personalmente. Questo porta che la più grande decisione che può prendere un essere umano per cominciare a respirare alto è accettare che la posizione in cui si trova nella vita dipende esclusivamente da lui. Se l'è procurata lui. Questo naturalmente potrebbe richiedere una dimostrazione infinita. Invece va proposto come esperimento. Chi lo vuole sperimentare? La faccia questa prova. Da domattina si sveglia, tutto quello che succede si convinca veramente che l'autore è stato lui. In pochissimo tempo si troverà a disporre di forze spirituali incredibili con le quali veramente può cominciare a cambiare il karma se è necessario, perché il karma sta lì per essere cambiato. Ci sono dei casi karmici che risultano particolarmente difficili da accettare. Rudolf Steiner si rifà un episodio successo veramente, cioè un teatro andò a fuoco, 500 persone morirono. Allora, lui fa quattro ipotesi. La prima è che tutti quanti avessero un karma personale diverso che comunque richiedeva quel tipo di soluzione. Questo a noi sembra quasi impossibile, diciamo, ma è possibile 500 persone che si ritrovano? Perché noi ragioniamo con la nostra testolina che col tempo si sta anche indebolendo. Ma gli eventi, l'abbiamo detto prima, dipendono dalla prima gerarchia. Cioè, per la prima gerarchia non è assolutamente un problema governare 500 persone in modo che quel giorno si trovino tutte in quel teatro. Non gli creda proprio nessun problema. La prima gerarchia tiene il nostro sistema solare in accordo con i serafini delle stelle fisse degli altri. Noi non potremo mai capire veramente che cos'è un serafino. Noi al massimo possiamo capire che è un angelo. Possiamo arrivare a capire quello. I più bravi, complimenti, li faccio sincero, che cos'è un arcangelo. Dopo di quello siamo ancora nei due più bassi della gerarchia più bassa. L'arcai già è incomprensibile per noi. Quindi non è impossibile, con la nostra mente sembra impossibile, ma no. La seconda ipotesi è che invece tutti e 500 proprio fossero destinati a quella soluzione. Dice, ma come tutti e 500? Beh, da un po' di tempo, da qualche anno, si stanno reincarnando quelli che hanno partecipato alle crociate. Quando i crociati hanno occupato Gerusalemme dopo una battaglia tremenda, i superstiti secondo me erano qualche centinaio. Hanno passato a fil di spada tutti, donne, bambini, vecchi, malati, animali, tutti. Una strage che nemmeno i musulmani in situazioni analoghe hanno osato fare.
Beh, quei 500 potrebbero benissimo aver fatto questa fine in questo teatro. Oppure c'è un caso ancora diverso, che probabilmente è il più ricorrente, che 500 persone sono portate dalla prima gerarchia a fare quell'esperienza terribile perché morire insieme in una catastrofe non naturale, brucia un teatro, crea una cementazione tra le anime fortissima perché devono fare qualcosa di molto importante in comune nell'incarnazione successiva. E chiunque si è trovato a dover condurre dei gruppi in qualche cosa di difficile, impegnativo, avrà visto com'è difficile tenere la disciplina, l'armonia, prevenire i contrasti, molto difficile. Ecco, se c'è qualcosa di clamorosamente difficile da fare, il legame che si crea morendo insieme è fortissimo. Dice, ma ci sono esempi? Beh, Paolo dice che il Cristo risorto l'hanno visto gli apostoli e i 500. Cioè, quelli che seguivano il Cristo sono 500 persone in grado di arrivare al grado di chiaroveggenza, di percepire il corpo risorto del Cristo che non era fisico, era un eterico molto condensato. Pure di questo speriamo un giorno di poter parlare. È chiaro che quelli, per avere una tale coesione in un periodo così difficile di persecuzione, diciamo così, ostilità diffusa, probabilmente se l'erano fatto in una vita precedente, nel modo di cui stiamo parlando. E poi c'è il quarto caso, quello che ci incappi qualcuno che non c'entrava niente. E tutto l'esoterismo è concorde che quando interviene la realtà fisica, la perfezione è impossibile. Persino gli dèi tendono sempre alla soluzione migliore. Quando si dice il primo giorno, il secondo giorno la luce, e poi videro che era la cosa giusta, la traduzione vera non è mica quella, è videro che era la migliore possibile. Sì, è proprio così. Gli dèi videro che era la migliore possibile. C'è un compromesso. Quando noi ci rincarniamo, ci prepariamo per secoli, ma non è che possiamo trovare il karma perfetto, il corpo perfetto, la famiglia. No, no. Si punta al compromesso più alto. Quindi se qualcuno ci incappa, come si direbbe a Trastevere, benissimo, la giustizia cosmica non lo lascia, nell'incarnazione successiva nasce con delle qualità che non si sarebbe mai potuto procurare da solo, altissime. Perché se uno gli dicesse, ma secondo te ti è convenuto morire nel teatro? Lui lo direbbe, sì, sicuramente. Io caporale qui potrei essere al massimo sergente, sono nato colonnello, una cosa che tutta la famiglia mia non ha sognato altro che tutta la vita che facessi l'ufficiale. Ecco, alleggeriamo un po'. Ora, e da ultimo, ricordare sempre che il karma non è mai un ostacolo alla libertà. Ho fatto già un esempio che è di Rudolf Steiner, che adesso rifacciamo. Uno si costruisce una casa finalmente con i soldi che gli lascia la zia, come vuole lui, con l'architetto, tutti i dettagli, eccetera, e poi ci va a vivere. Che possiamo dire che siccome va a vivere in quella casa sarà limitata la sua libertà dalla casa? No, se l'è fatta lui come voleva, è limitata la libertà di chi non ce l'ha una casa, deve stare con i genitori, appartamentini di affitto così, promiscui perché costano poco. Quindi il karma non è un ostacolo alla libertà, è un invito alla libertà ed è un grandissimo supporto iniziale, perché ci fa nascere con un percorso. Chiunque è arrivato a una certa età sa che la cosa più difficile è decidere le cose importanti. Immaginate di nascere con tutte le possibilità aperte. E come faremmo? Il karma ci porta avanti finché siamo capaci poi di governarci da soli. Ora, quando è in un'incarnazione successiva, raccogliendo i frutti di questa. Quindi, la posizione verso il corpo fisico diventa decisiva. Quella del buddismo l'abbiamo vista, non è un entusiasmo, sfrenato. Quella greca è esattamente l'opposto. Il greco era innamorato del corpo fisico, completamente innamorato. Lo curava con la lotta, con la ginnastica, con le Olimpiadi, perché aveva capito che il corpo fisico era il suo, in quell'epoca soprattutto, il supporto dell'autocoscienza. Per cui dopo la morte sapeva benissimo che c'era un mondo ultramondano, ma senza la luce dell'autocoscienza, cioè in un'oscurità.
Ed era veramente così, e ripeto la stessa frase, meglio un giorno da mendicante qui che un secolo da re nell'aldilà. In mezzo si posiziona la, diciamo così, la cultura ebraico antica, che è molto ricca e non è tanto facile nemmeno sintetizzarla. E non ha né la freddezza verso il corpo fisico del buddismo della prima maniera, né l'entusiasmo del mondo greco. Vede nel corpo uno strumento molto utile per trasmettere nella discendenza consanguinea le qualità di un uomo giusto. E più di questo ora non posso dire perché dovrei uscire fuori tema. Poi arriva il cristianesimo. E il Cristo in realtà perché viene? Cioè perché il Logos solare, l'ispiratore di Bodhisattva, decide di incarnarsi? Perché l'umanità era decaduta tanto che dal sole non era più possibile. Il corpo fisico stava degenerando a una velocità tale che non sarebbe stato più in grado di supportare l'autocoscienza. Conseguenza, noi sappiamo che l'autocoscienza, se l'abbiamo dimostrato in tante conferenze, si forma qui perché il bambino tocca il muro, tocca i giocattoli e capisce che lì c'è un oggetto e qui un soggetto. Prende coscienza di sé con la fisicità. E poi internamente l'emoglobina del ferro fa la sua parte. Se il corpo fisico decade al punto tale da non poter sostenere più l'autocoscienza, che succede? Che questa autocoscienza non passa nell'aldilà, perché si forma qui nel mondo fisico, ma poi una volta raggiunta la dimensione spirituale sopravvive benissimo nel mondo spirituale. Quindi avrebbe determinato uno scollegamento totale col mondo spirituale e la rapida fine dell'umanità in poco tempo, perché staccati dalla nostra matrice spirituale, quanto possiamo vivere noi? Togliete un dito dalla mano, quanto vive? Poco. Ora, è un evento immenso, perché il Cristo porta la possibilità di sperimentare la scintilla divina nella vita di veglia con l'io ordinario. È il portatore dell'io, quella che l'uomo antico trovava irradiata intorno a lui e l'iniziato, con procedimenti iniziatici sempre più pericolosi, nell'anima, non nell'io. Ora, gli iniziati consapevoli di questo processo dicevano che prima l'uomo era illuminato da fuori e accostandosi al Cristo gradualmente può illuminarsi da dentro. Qualcuno potrebbe dire, ma un evento così grandioso precipita brutalmente in un periodo pure di decadenza senza una preparazione? Ed effettivamente, ignorandola la preparazione, io penso che questo sia un dubbio, una sensazione giustificata. La realtà non è così, la preparazione c'è stata e come? Perché noi sappiamo che nel battesimo del Giordano si incontrano due entità, Gesù di Nazaret e il Logos, come dice il dogma, generato non creato. È la prima volta che si incontrano? No. Quando fu creato Adamo, il primo uomo, evidentemente siamo nella Lemuria, anche questo l'abbiamo descritto, è una parte di divinità, di sostanza divina, è scesa per formare il primo uomo e poi ha avuto tutta la sua discendenza, la prima coppia. Una parte di questa divinità è stata trattenuta, conservata e ha accompagnato sempre come entità spirituale la storia dell'umanità, ma senza incarnarsi mai. Ed è quella poi che si va a incarnare in Gesù di Nazaret. Per la precisione c'è avuto un'incarnazione precedente in Krishna, ma un po' particolare. Io non lo posso approfondire, mi ci vorrebbero ore. Diciamo pure che la prima vera incarnazione in senso umano, come la intendiamo noi, è stata quella. Ma non è stato il primo incontro. Perché subito dopo l'intervento luciferico in Lemuria, si è determinato un disordine formidabile nei sensi umani. Che vuol dire? Che un colore era ributtante, un altro attraente fino a perdere la testa. È un'esperienza inavvicinabile. Cioè, l'uomo non avrebbe potuto evolvere con dei sensi così invadenti. Perché qual è il valore dei sensi attuali? Che sono neutri. L'occhio non interviene nel processo visivo. Se interviene vuol dire che c'è la cataratta. Non si vede più niente, si vede male. L'orecchio non deforma i suoni,
Il gusto non deforma i sapori. Questa oggettività è stata raggiunta con un lavoro enorme, perché questa entità, futuro Gesù, nella sfera del sole si unisce al Logos e interviene mettendo ordine nei sensi umani. Dopo parecchio tempo, verso la fine della Lemuria, lo stesso disordine si è presentato negli organi. Un cibo attraeva fino a morirne, un altro creava un ribrezzo per cui se ne poteva anche morire. Gli organi umani erano assolutamente caotici e è stato necessario mettere ordine anche qui, quella stessa entità originaria, nella sfera planetaria dove ci sono gerarchie principali che governano gli organi, sempre unendosi col Cristo, ha messo ordine negli organi. Infine, quando l'uomo si è veramente cominciato a evolvere come lo intendiamo noi oggi, in Atlantide, si è manifestato lo stesso disordine nelle facoltà animiche, cioè pensare, sentire e volere. Quella stessa entità, unita al Cristo, dall'atmosfera circostante la Terra, ha messo ordine anche nelle facoltà interne. Quindi, quando finalmente nel battesimo di Giordano il Cristo si incarna completamente in Gesù per 3 anni, è il quarto incontro tra i due. Tra l'altro il Cristo poi autonomamente si era già avvicinato per conto suo, perché per esempio la Genesi dice la divinità aleggiava sulle acque, parla del Logos. Mosè nel roveto ardente, quando chiede come devo nominare il mio Dio, digli che ti ha parlato l'io sono, ancora lì è il Logos. Comunque quello che ci interessa è capire che ancora una volta niente viene senza preparazione. Che preparazione? Dall'antica Lemuria fino alla Palestina di Erode. E qui possiamo ricollegarci a quello che abbiamo detto della collaborazione del Buddha, che continua anche dopo col Logos, perché i pastori che vedono la moltitudine di angeli che annunciano la nascita, vedono il corpo spirituale del Buddha ormai non è diventato entità cosmica, che non si incarna più in un mondo fisico. Il Buddha li rende, perché lo può fare, abbiamo detto, temporaneamente chiaroveggenti, in conoscenza del grado minore, la immaginativa, cosa verso la quale i pastori sono predisposti, perché hanno la solitudine a contatto con la natura, e si presenta come una moltitudine di angeli, anche perché questo si rende necessario, perché quelle immagini disponevano loro. Ci sono molte leggende sul rapporto tra i pastori e gli angeli. L'angelo è apparso spesso ai veri pastori. In realtà, se avessero dovuto parlare un discorso antroposofico, avrebbero dovuto dire che hanno percepito il corpo eterico del Buddha, perché già quello umano è tenuto insieme dal corpo fisico, ma quello di un'entità come il Buddha è un corpo eterico ricchissimo, fatto di moltissime entità autonome e indipendenti, che si manifestano come quella moltitudine di angeli. E da quel momento il corpo astrale del bambino che nasce è illuminato costantemente dalla presenza del Buddha, costantemente, che ne riceve anche un ringiovanimento, per cui oggi è impegnato in qualcosa di ancora più grandioso. Ecco, vedete che ogni tanto mi arrivano mail che si lamentano che questo argomento Cristo lo affronto con molta prudenza, cioè, non, tanto le conferenze si presentano, non ho questa abilità di confezionatore di alto bordo, ma già si comincia a capire che quello che normalmente si conosce è la puntarella dell'iceberg. Per forza il più grande evento mai avvenuto sulla Terra, in passato, presente e futuro, va accostato con la stessa gradualità di cui parlavamo all'inizio. Ora, ci rimangono alcuni argomenti da approfondire. Il primo è questo. L'uomo ha ricevuto 2 doni immensi. Uno è l'Eden, cioè la tentazione luciferica, mettiamocelo pure, e l'altro è il mistero del Golgota.
che cos'è il mistero del Golgota? Doni. È un po' elastica la definizione, si può definire in qualche modo anche più vasto. Diciamo che il mistero del Golgota è quella serie di eventi che vanno dalla cattura alla morte del Cristo, però si potrebbero anche allargare dal Getsemani fino alla Pentecoste. Accontentiamoci. Perché sono due doni immensi? Perché nel primo Lucifero ci ha portato la possibilità dell'autocoscienza individuale e della libertà, naturalmente col corollario della malattia e della morte. Noi abbiamo pagato la perdita della divinità originaria e l'acquisto di una libera individualità autocosciente a prezzo di morte e malattia, che nell'Eden non avevamo, però non eravamo una semplice appendice divina. E questo, il mistero del Golgota, è più difficile da qualificare, perché noi abbiamo detto in tante circostanze che dobbiamo alle forze costruttrici la vita e la crescita. Il neonato pesa qualche chilo quando nasce, rapidamente tutte le forze costruttrici si mettono all'opera e nel giro di qualche anno è già un bel paffutello. Sono così potenti le forze costruttrici che in quel momento il neonato, per tutto quel periodo, non ha nessuna spiritualità, nessuna coscienza, perché le forze della coscienza derivano da quelle distruttrici. Come dice la scienza, noi distruggiamo neuroni continuamente per sostenere l'attività pensante, ma non è solo questo. Distruggiamo tanto e di notte poi ricostruiamo. Però da 35 anni in poi c'è sempre ogni mattina un piccolo deficit che si accumula, differenziale, per cui alla fine accumula, ci abbiamo l'evento finale, l'integrale della morte. Perché? Perché il sonno non è più in grado di recuperare. Ora, perché è tanto importante ricordare che dobbiamo la coscienza e l'attività spirituale alle forze distruttrici? Perché finché sono prevalenti le altre, non so, io faccio sempre, spero che non se ne abbia male, il caso di Primo Carnera, era alto 2 metri, cioè aveva una tale continua riproduzione di forze, cellule, eccetera, e no, la sua intelligenza era quella di un bambino di 5 anni. Troppe forze costruttive, quelle distruttive non ci riuscivano a stabilire una spiritualità, un livello alto di coscienza. Quindi dobbiamo addirittura fare un passo indietro grosso, perché la realtà è costituita da etere di vita. Etere del suono, etere di luce, etere del calore, poi sotto c'è aria, elemento aereo, acqua, elemento liquido, terra. Elemento solido, aereo, liquido, solido. Questa è la realtà. Il nostro mondo è fatto di questo. Ora, l'etere di vita corrisponde anche al significato, al senso dei pensieri. L'etere del suono, che è l'etere chimico, è quello che organizza la materia. Se qualcuno conosce l'esperimento di Chladni, con una tavoletta, una sottile lamina metallica, se ci spargete, ci mettete sopra della polvere metallica e la sfregate con un archetto, la vibrazione dell'archetto, vedrete che la polvere si organizza in figure ben precise. L'etere del suono e l'etere chimico, quello che organizza la materia, corrisponde nella nostra vita già al pensare. Ora, nella conferenza precedente abbiamo detto che nel giardino dell'Eden l'albero, dopo la contaminazione, dopo la contaminazione luciferica, ha impedito all'uomo di accostarsi a questi due eteri, perché non era possibile che l'uomo contaminasse anche l'etere di vita o l'etere del suono, non sarebbe stata possibile la vita e il senso dei pensieri, non sarebbe stata possibile l'organizzazione della materia, l'armonia delle sfere di cui parla Pitagora,
e l'attività pensante stessa. Ci è stato concesso di vivere in questi elementi e naturalmente, perdendo l'etere di vita, non siamo più immortali. E siamo succubi della mortalità e della malattia. Ora, perdurando in questa situazione, si era creata quella degenerazione del corpo fisico di cui ho parlato prima. Così noi non avremmo potuto continuare a esistere, sarebbe stato impossibile, perché le forze distruttive sarebbero state prevalenti al punto tale non solo per sviluppare una spiritualità, ma intanto per prima cosa avrebbero distrutto il supporto di tutto, cioè il corpo fisico. Quindi il Cristo viene e si inserisce in una individualità che era ancora a livello dell'Eden, perché non è mai stata toccata l'individualità del Gesù di Nazareth dalla contaminazione luciferica, in quanto non si è mai incarnato, e tantomeno da quella rimanica. Porta la possibilità all'uomo che si collega con lui di recuperare i due eteri della vita e del sono, cioè di ritornare allo stato edenico, immuni da malattie e morte, ma conservando il dono di Lucifero, cioè l'autocoscienza individuale e la possibilità della libertà. E questo è un cammino cosmico lunghissimo, perché noi parliamo sempre della cosmogonia Saturno, Sole, Luna, Terra, Giove, Venere, Vulcano. Noi fino a qui siamo stati creature, tutto è stato fatto per noi. Da qui in poi, avendo l'io, che con la forza portata del Cristo, noi saremo i co-creatori di ciò che segue. Ce lo dobbiamo fare tutto noi. Ecco perché è dovuto venire a riportarci la possibilità di questi due eteri, senza i quali nulla sarebbe stato possibile. Questo che significa? Che la reincarnazione non annulla il dolore della malattia, il dolore della morte, della separazione dai nostri cari. Quando parliamo del dolore della morte parliamo di questo, cioè perdere una persona cara, perché per chi muore la morte non è un dolore, tranne il momento in cui magari il corpo fisico è così malato che provoca le sofferenze, ma morte intendiamo che questo è già finito e sta passando dall'altra parte. La vecchiaia, e la vecchiaia ve la sconsiglio, insomma. Nulla di questo cambia, però la forza che porta il Cristo ci permette di affrontare tutto disponendo di nuovo gradualmente di questi due, il che cambia il gioco in maniera incredibile. È per questo che il Buddha collabora con tanto entusiasmo, perché a ogni reincarnazione noi facciamo un pezzetto di strada qua. Trasformiamo sempre di più l'io mortale nel sé superiore, che è quello che raccoglie i frutti di una vita e la porta a quella successiva. Questo l'aveva capito bene Lessing quando nell'ultima parte dell'Educazione del genere umano dice che la civiltà progredisce perché un uomo raggiunge certi livelli, muore e li trasporta poi rinascendo in quella successiva. Lessing ammetteva completamente la reincarnazione e ne fa una descrizione storicamente e cosmicamente esattissima. Ora, che cosa possiamo dedurre ancora da tutto questo? Che abbiamo detto tante volte, l'uomo che trova il contatto col Cristo, l'uomo che trova il contatto con Cristo, per lui si riapre questa possibilità, questa possibilità, questa possibilità. E allora a questo punto diventa veramente decisivo ritrovare questo contatto. E la domanda spontanea è: ma come? Beh, quando a Rudolf Steiner facevano questa domanda, lui rispondeva sempre: ogni secondo che dedicate a uno studio serio e devoto dell'antroposofia vi avvicina all'impulso Cristo. E poi lui aggiunge che quando qualcuno dopo gli domandava: ma non c'è un sistema più veloce? Per lui significava soltanto che era una persona pigra, che lo sforzo di studiare l'antroposofia, e lo sforzo è, perché sono cose così nuove per la nostra mentalità materialistica, così povera, proprio questa passerà alla storia come uno dei periodi più ignoranti di tutta la storia dell'umanità. Lo studio veramente approfondito dell'astrosofia non si può dipanare in un corso di 3 giorni superficialmente. No, devi dare il tempo alla mente di individuare, capire,
poi quello che hai capito deve essere assimilato al corpo eterico e ci vuole tempo, poi deve essere assimilato al corpo astrale e finalmente dal corpo, persino dal corpo fisico, perché la memoria senza il corpo fisico non funzionerebbe. Adesso non posso spiegare questo processo perché è immenso, la memoria è la cosa più difficile da spiegare e forse ci arriveremo, se ce lo meritiamo. Quindi diventa imperativo trovare questo accordo. Quindi l'antroposofo sostanzialmente, se vuoi ritenere, ho detto prima, un graziato, perché è una grazia. L'antroposofo ha la via diretta, proprio diretta, per incontrarsi con l'impulso che gli può permettere di recuperare gli eteri perduti, che significa, come vedremo adesso, liberarsi nel tempo della morte e della malattia e fare di ogni incarnazione, sia pure attraverso il dolore, una crescita esponenziale dell'io superiore, che attraverso la sofferenza poi ricava quello che non poteva ricavare un uomo dell'antico periodo egiziano, per esempio, perché non ce l'aveva questa possibilità. Se uno esamina la propria vita si accorge che certamente i periodi di sofferenza non li vorrebbe ripetere, è umano, però tutto quello che abbiamo imparato, tutte le crescite interiori, insomma, vengono tutte da lì, dai periodi duri in cui ci siamo impegnati, in cui abbiamo sofferto, i periodi, diciamo così, di stordimento vacanziero ci vogliono, sono indispensabili, ma difficilmente ci portano a grossi progressi. E quindi ritorniamo un po' a quella conferenza la cui importanza io non mi stancherò mai di sottolineare, quella sul libero arbitrio, in cui mostrammo in grande il Cristo che tiene a bada Rimane e Lucifero. Perché sostanzialmente, se qualcuno arriva a una maturazione spirituale, significa rendersi conto della necessità del male. Mi spiego. Le gerarchie regolari, gli spiriti della forma, sono così elevate che non avrebbero mai potuto condensare la materia al livello in cui costituisce per noi un supporto solido senza la collaborazione delle gerarchie retrograde, rimaste indietro. Cioè la materia è il risultato della progettazione vivente degli spiriti della forma, che abbiamo spiegato si frantumano e la forma frantumata diventa materia perché? Perché c'è Rimane che raccoglie le ceneri dello spirito e le consolida. Cioè il bene progetta e dà l'impulso vivente, quello che noi chiameremmo il male, non lo è Rimane, lo consolida, lo cristallizza in una forma morta, perché la forma minerale è morta, però consistente. E questo significa che senza Lucifero non avremmo avuto la libertà, senza Rimane non avremmo lo scheletro, senza scheletro non potremmo avere l'io, non potremmo accostarci al Cristo. Quindi prima di parlare di male e bene ci vuole una gran prudenza. Quando è che diventano davvero male? Quando escono dalle loro sfere di competenza perché ce glielo permettiamo noi. Perché? Perché perdiamo l'aggancio con la figura centrale che è l'unica che li può tenere al posto loro. Quindi, come già dicemmo nella conferenza del libero arbitrio, questa è proprio la cifra dell'uomo contemporaneo, soprattutto dell'uomo occidentale. Qui ci rimane un quesito grosso, e che è questo, chi non fa l'antroposofia come fa? Il dottore lo spiega molto bene, dice che quando il Cristo nell'ultima cena ha istituito l'Eucarestia, ha istituito un sacramento che permette anche alla persona più umile, ma di buon cuore, che non ha potuto studiare, che è ai livelli diciamo così più primitivi di questa che chiamiamo scala sociale, che è una favola convenuta, anche lui accostandosi all'Eucarestia può avere questo contatto col Cristo, sia pure a livello devozionale e non neoteologico.
E dice, per molti secoli questa è stata un'opportunità e lo sarà ancora per molto tempo. Parole di Rudolf Steiner. Intanto l'antroposofia prepara un nuovo tipo di eucaristia basata sull'inserimento della conoscenza nella devozione, la via del cuore, sede della devozione, passa per la testa, sede dell'apprendimento, che si affiancherà a quella precedente, a quella tradizionale. Ora, che cosa consegue da tutto questo? Se consegue qualcosa che ha costretto Rudolf Steiner a sottolineare con molto vigore in troppe occasioni, secondo me, credo che gli abbia creato una grande sofferenza. L'insegnamento fondamentale che ci lascia è questo: vivi nell'amore per l'azione, amore per l'azione, adesso lo spiego, che vuol dire non per i risultati. Qualcuno che fa il medico deve fare il medico perché proprio lui, facendo il medico, si sente realizzato. L'amore per l'azione ha questa vocazione. Che fa il medico perché sa, a me è capitato di incontrarli, pochi, che è un ruolo molto apprezzato in questa società, sotto il profilo sociale. No, amore per l'azione e nel rispetto della libera volontà altrui. La ripeto perché è di un'importanza fondamentale ed è una realtà molto in crisi. Vivi nell'amore per l'azione e nel rispetto della libera volontà altrui, il che significa tolleranza. Noi vediamo qua episodi di intolleranza incredibili, non voglio parlare di quella violenza dei poliziotti che ti sparano addosso per futili motivi, ma mi dicono adesso parecchi, insomma, un certo numero di operatori sanitari che mentre nel periodo della paura del Covid erano visti come dei salvatori della patria, adesso spesso sono oggetto di manifestazioni di intolleranza. La gente li tratta con sufficienza, li tratta male. Beh, anche nell'ambito dell'esoterismo ce n'è di intolleranza. Questo subito, giudizi radicali, immediati. Stiamo calmi, perché come dice qualcuno che se ne intendeva, beati i mansueti perché erediteranno la terra. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, ma senza arrivare fino a lì, perché in tutto il discorso precedente? Ma perché se uno sente il bisogno di accostarsi alla comunione tradizionale, ha necessità di un ministro del culto che lo conforti, deve farlo in assoluta tranquillità, non ci dobbiamo permetterne, nessun esoterista si deve permettere di fare il minimo appunto. È una realtà un po' lontana. Ha bisogno di quello, nel rispetto della libera volontà altrui. E questo è abbastanza chiaro. Che cito alcuni episodi che mi sono successi. Ogni tanto, qualcuno mi scrive che, pur avendo ricevuto un'educazione religiosa, si era completamente allontanato da ogni sentimento religioso. Ascoltando queste conferenze, ha cominciato a leggere i libri di Rudolf Steiner. E una sera, passando davanti a una chiesa, ha sentito il desiderio fortissimo di entrare, inginocchiarsi e pregare. Ecco, io lo trovo una cosa magnifica quando mi arriva una lettera così. Che l'antroposofia riporti in quest'epoca di miscredenti, agnostici, materialisti, una persona a rifrequentare il suo sentimento religioso. Ma è una cosa stupenda. Spero che succeda spesso. Naturalmente abbiamo il diritto di pretendere la reciprocità. La tolleranza assoluta se qualcuno, senza criticare nessun altro, sente la necessità di andare oltre, di affiancare al magistero di Pietro quello di Giovanni, perché l'antroposofia è tutta costruita sul Vangelo di Giovanni, cioè vuole aggiungere alla devozione la conoscenza. E Rostand diceva che quando due persone sono buone, se una delle due è colta è anche più buona. Era lapidario su questo, devono essere buone tutte e due,
Ma se una è colta, veramente colta, non erudita, colta significa che attraverso la conoscenza, con la C maiuscola, ha coltivato se stesso portandosi a un livello superiore. Questo è il vero senso della parola cultura. E sarà anche più buono. Lui racconta un episodio in cui, dopo una conferenza a contenuto cristologico, si avvicinarono dal pubblico dei sacerdoti, fecero i complimenti, allora approvavano tutto, ma si chiedevano che bisogno c'era di complicare le cose, magari allontanare i fedeli più semplici. E lui disse una cosa molto chiara: sentite, illustri padri, ma tutti i vostri parrocchiani vengono alle vostre funzioni, alle vostre cerimonie, alle vostre liturgie? No, sì, no, un terzo. Ecco, guardate, una piccola parte di quelli che non ci vengono e sentono il bisogno di sentire l'antroposofia. Quindi c'è posto per tutti. E non sembri che questo sia un discorso pleonastico, perché tolleranza nell'ambito dell'esoterismo, anche di queste conferenze, ce n'è poca. Ce n'è poca. Qui tutti si ritengono depositari della verità e quindi si depositano anche cose sgradevoli. Ci rimangono due quesiti fondamentali inerenti proprio a questa conferenza. Quale sarà il futuro della reincarnazione nel medio periodo e nel lungo periodo? Beh, la reincarnazione noi sappiamo che ha avuto un inizio. Il karma è precedente, perché già quando l'uomo ha cominciato nell'antica Lemuria a muovere le mani, a creare karma. Se del tutto inconsapevolmente o senza una vera coscienza morale, che allora è impossibile, per arraffare un capriolo morto con la clava accoppava un altro, se poi ci mangiava il capriolo e nemmeno se lo ricordava più perché la memoria è arrivata dopo, questo tipo di memoria, comunque l'effetto karmico di quella clavata c'è. Infatti, fino alla comparsa del Cristo, dell'Io, lo stesso buddismo, prima maniera, prima e poi il Buddha cambia, parla più di cause karmiche che di reincarnazione del singolo. Quindi questo momento di aumento della consapevolezza tale da poter ospitare un Io e quindi cominciare il ciclo delle reincarnazioni, lo possiamo posizionare nell'ultimo terzo di Atlantide. Quindi la reincarnazione come ciclo ha un inizio. E il futuro? Beh, intanto per quello che riguarda il futuro a breve c'è una cosa clamorosa, che la differenza tra questa incarnazione e la prossima successiva sarà così grande come non si è mai vista in tutta la storia dell'umanità. Perché? È perché quell'organo di cui abbiamo parlato sarà sviluppato al punto tale che naturalmente l'uomo nascerà con la predisposizione a ricordarsi questa incarnazione. Oggi la cosa è possibile, ma con limiti, e dopo sforzi iniziatici, procedimenti iniziatici, ogni tanto arriva qualche lettera di qualcuno che parla di iniziazione con molta leggerezza. No, è un fardello grosso l'iniziazione, le gerarchie lo accordano dopo molte verifiche. Oggi comunque è possibile, con limiti a grande fatica. Nella prossima incarnazione sarà una dote naturale. Specificando che cosa? Di che cosa mi posso ricordare? Di ciò a cui ho pensato. Siccome sappiamo che la veste dialettica dei pensieri non sopravvive alla morte, ammettiamo che ci sia qualcuno che non esiste, che per tutta la vita abbia pensato soltanto al calcolo di borsa, percentuali, eccetera. Quello dal punto di vista cosmico è tutto un pensiero che non esiste, non ha nessun contenuto, non varca niente di quel pensare la soglia della morte. Ovviamente un individuo così non esiste, cioè avrà anche lui i suoi hobby, ascolterà musica, andrà alle mostre, è evidente, no? Però faccio un esempio per chiarire. E perciò un individuo del genere, ammettiamo disgraziatamente esiste, nasce, rinasce, con la capacità di ricordare, e quando abbiamo un organo c'è anche la voglia di usarlo, perché la salute non dipende dall'oziare, dipende dall'utilizzare al meglio possibile tutte le nostre possibilità. L'uomo di oggi utilizza le possibilità del corpo eterico, del corpo fisico, per il 25-30%, non di più, cervello ancora meno. E questo lo dice la scienza, eh?
E quindi si troverà a desiderare di ricordare qualcosa per cui possiede un organo e niente da ricordare. Immaginate perché abbiamo detto all'inizio che l'antroposofia è una grazia. Non c'è un concetto antroposofico che non passerà la soglia della morte come contenuto vivente. Soltanto ricordando tutto questo, l'uomo potrà ricordare tutti i momenti in cui si è occupato di antroposofia, tutto quello che si può collegare a questo. Ma poi avrà fatto anche altre cose ricordabili, per esempio attività artistiche, attività di studio, un'intelligente condivisione con gli altri. È così importante che Rudolf Steiner dice: state attenti che se una dieta che vi imponete vi impedisce di partecipare alle cene con gli altri, è meglio che la lasciate la dieta, perché cenare insieme agli altri amichevolmente è molto importante. L'ultima cena ce lo descrive. Ora, il karma più tremendo del materialismo è questo, perché noi abbiamo fatto un caso limite, ma come al solito ci sono i casi sfumati, che possono essere anche quelli molto penosi. Perché l'impostazione materialistica oggi, nella scienza, nell'economia, nella finanza, in tutto quello che vi pare, cioè avrà come karma questo risultato tremendo, di avere la possibilità di un organo nuovo che vuole ricordare e non c'è niente da ricordare. Comincerà tutta una nuova serie di malattie che potremmo definire mentali, così genericamente. E nel lungo periodo la reincarnazione avrà una sua fine. E questo non è così rigida come l'inizio. Perché? Perché dipende dal processo a cui abbiamo già accennato, che si accentuerà sempre di più. L'uomo che risale diventa sempre più co-creatore del suo mondo, trasferirà sempre di più elementi di questo mondo nell'altro. Diventiamo co-creatori anche del mondo che incontriamo dopo la morte. E questo avverrà in misura sempre crescente, finché a un certo punto la differenza tra i due mondi sarà minima, che non si potrà giustificare più una netta divisione tra l'aldilà e l'aldilà. E a quel punto la reincarnazione non avrebbe più senso. A quel punto l'uomo avrà superato la morte. Ora, questo processo a un certo punto porterà una situazione per cui oggi noi, purtroppo, con tutta la conoscenza possibile spirituale, siamo sempre colpiti duramente dalla morte di una persona cara. La accompagniamo al cimitero e un giorno la accompagneremo a prendere un aereo speciale che lo porterà in questa nuova, altra dimensione, un po' diversa da questa, ma nemmeno tanto, dove sappiamo che potrà continuare a vivere, a mantenersi in contatto con noi. Siamo certi che continuerà addirittura una vita migliore, dove lo potremo andare a raggiungere quando sarà il momento opportuno. La morte sarà sostituita dalla metamorfosi, cioè un mutamento tale che per secoli e millenni è stato consentito solo a rarissimi iniziati. L'iniziato che poteva passare di stato così dal mondo fisico a quell'altro senza il passaggio della morte, veramente pochissimi. Ora, questo ci dà anche un ultimo aggancio con quello che abbiamo detto prima, perché uno si potrebbe chiedere: ma perché diavolo il Logos, per unirsi all'uomo, alla terra, ha dovuto passare quell'esperienza tremenda della morte? Perché per poter portare questi due si è dovuto incarnare in questi due come tutti gli esseri umani, in questa parte di sotto. Non era possibile evitare questo per portare questo. Proprio era impossibile. E noi sappiamo che nei 3 giorni per la fine della risurrezione ha portato questo nell'aldilà. Perché i mondi nell'aldilà prima erano proprio quelli di cui parlava il greco, un'oscurità tremenda. Quei 3 giorni sono serviti soprattutto per portare questi due nell'aldilà e cambiare, cioè, il nostro futuro quando moriamo e entriamo nell'altro mondo per ora. Ecco, quindi arriverà il giorno in cui i due mondi saranno così simili che la morte non esisterà più. E finalmente Edoardo De Filippo, come ho citato una volta, vedrà esaudita la sua preghiera, che nell'ultimo discorso pubblico chiese, ringraziando la divinità, di creare una vita senza morte. Ecco, ci fermiamo qui. Vi ringrazio dell'attenzione. Ricordo sempre che chi vuole chiedermi chiarimenti sulla conferenza trova l'indirizzo mail
nel sito della libreria, che la libreria è sempre a disposizione per dare tutte le informazioni e anche i libri che sono elencati per chi voglia cominciare a leggere i libri di Steiner, li può spedire subito in brevissimo tempo. E per qualunque altra domanda sono sempre disponibile. Buonasera a tutti e grazie. Puoi trovare tutte le informazioni sui relatori sotto ai video nell'info box. Acquista i libri direttamente dai link che abbiamo indicato. Contribuirai a sostenere il nostro progetto e le piccole case editrici che si occupano di tematiche spirituali e di crescita.